Cinema, teatro, televisione, allora come si fa? La partenza è spinto dagli eventi, ossia spinto dagli eventi che sono a livello economico. Non volevo dipendere da mio padre e rincorrevo la scrittura, per cui ho fatto sia cabaret, prosa, seria, la commedia, il dramma, la tragedia. Però questa è stata una bella palestra, ecco. Io mi trovo bene dappertutto. E così ho compiuto 80 anni. Sono molti? Sono pochi? Pare che sia l'età più bella. Poi ho vinto un provino con Scola, che è stato un trampolino di lancio facendo La Famiglia, il film di Scola nell'84. Nella Famiglia dovevo fare tutto il personaggio di Giulio, che poi è il fratello di Gassman, soltanto che a un certo punto è arrivato all'età di 50 anni, il racconto, no, del personaggio, quando Giulio arrivava a 50 anni io cominciavo a dare dei segnali che il trucco mi rendeva un po' grottesco. Vicino a Gassman soprattutto, che lui aveva veramente i suoi 75 anni, e allora mi dissero: bisogna che ti sostituiamo. Io ho un gran dolore, perché mi era affezionato al personaggio, e avevano cominciato a fare dei nomi di altri attori più grandi di me, chiaramente. Io ho detto: ma è una vita che mi dite che assomiglia a mio padre, ma avete anche non me l'hanno mai messo il complesso, perché non te lo metto, a me non me lo mettono. Io sono contento di assomigliare a mio padre, anche perché porto avanti il suo modo di essere. Ciao zio Giulio. Caro, come stai? Beh, tu? Bene. Ci pensi te, allora diglielo se vuol fare il personaggio. Vado a casa, intanto mi vedevo con lui tutti i giorni, con mia madre, seduti a tavola. Ho detto: papà, dovresti continuare lo stesso personaggio mio con La Famiglia, perciò subentri te al posto mio. E mia madre: non farai una cosa del genere, ha detto a mio padre. Cosa vuoi, togliere il lavoro a tuo figlio? E mio padre, che come tutti gli attori vedeva l'ora, ha detto: ma no, io lo faccio. E allora dice: ecco, sei più attore che padre. E ho detto: mamma, intanto se non lo faceva lui, lo fa un altro. Un bugiardo, eh? Ho un fratello bugiardo e non lo sapevo. Colpo di scena, crollo di un mito. Oh, è vero questa cosa che ho letto, che suo papà prima di uscire dalla camera da letto passava i rassegni ai santi, i santini? Ne faceva altri anche, tipo, sì, ma lui rideva di queste cose. Non rideva quando dava il bacio a Padre Pio, quando faceva le cose con i santi, perché lui aveva tutta una schiera di persone a cui si affidava anche il suo lavoro. Però io l'ho beccato una volta che lui doveva accendere e spegnere la luce 3 volte prima di uscire dalla sua stanza, e doveva riuscire a fissare il filo incandescente della lampadina. Perciò usciva di casa che era ciecato. Voi sarete assolutamente, splendidamente, incredibilmente massicci e incazzati! Invece il protagonista di Saltati era un cattivo vero? Io quando faccio personaggi negativi, ne ho fatti di personaggi, devo trovare sempre la giustificazione. Perché è cattivo questo? Che gli è successo? Ho trovato le giustificazioni anche per questo personaggio di Soldati, che si chiama il Tenente Fili, perché lui era un frustrato, perché lui si aspettava una nomina che non gli parte, ed era un paranoico, era un grosso paranoico, per cui vedeva il tradimento della moglie dove non c'era. Il pericolo della paranoia è che poi porti le persone a fare quello che non hanno mai fatto, è proprio perché gli dai l'input a te. Perché vi siete sentiti? E certo, mi ha chiamata al telefono quasi tutti i giorni. No, qui lei l'ha capito qual è stato il segreto? Sono dei personaggi sempre positivi a livello sociale, sono personaggi che potrebbero esistere, ma non ci sono dei riferimenti esatti, no? Non è che ho fatto Don Bosco, capito? Era un prete, e ho detto: se io fossi stato prete come mi sarei comportato? Anche perché io sono stato educato prima dalle suore e poi dai preti. Non per questo poi alla fine ho detestati, no, perché tanti fanno educazione religiosa.
religiose e poi dopo fanno un casino in vita loro perché è una reazione, non so perché. Invece io me li sono studiati già quando ero bambino, servivo messa, capito? Facevo il chierichetto, queste cose. E allora, infatti io che ero un prete conservatore, perché non avevo il clergyman, avevo ancora la tonaca, gli dicevano, ma tu hai fatto il prete? Perché alzavo la tonaca facendo le scale o camminando velocemente, come fanno i preti, ma me le ero studiati, a me piaceva. Io quando sono andato in carcere per 2 mesi a Re Bibbia, che facevo le puntate a Re Bibbia, ero diventato il cappellano vero del carcere, io me l'ero presa a cuore. Usciva e dice, oggi io sono liberante, torno a casa, e io lo seguivo fino all'uscita e gli dicevo, non fare più di queste cose, ti prego, figliolo, gli dicevo pure, gli dicevano, senti, lasciami in pace Massimi, perché sennò faccio un casino di una pigna, e io dicevo, ma no, ah già, scusa, è vero, non sono prete. Leticia, tutta, io ti aspetto.